Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Buonasera. La pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua. Così ha chiuso oggi il suo post, immagino più difficile da scrivere, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per dare la notizia della fine della sua relazione con Andrea Gianbruno. Una fine arrivata dopo, lo sapete, fuori onda di Striscia la Notizia, dove il First Gentleman si è prodotto sul luogo di lavoro in atteggiamenti molto poco da gentleman, tra volgarità varie e battute a sfondo sessuale alle colleghe. A noi, per dire la verità, bastava già quello che diceva in onda, quando parlava di transumanza per i migranti, quando diceva alle donne di non ubriacarsi che poi incontrano il lupo, quando diceva a un ministro tedesco di andarsene a fare le vacanze nella foresta nera. E se umanamente viene un po' da solidarizzare con questa donna che è arrivata al vertice e si trova messa in imbarazzo dal suo compagno, viene anche da chiederle come non se ne sia accorta prima dell'inopportunità di certe esternazioni, forse anche di accettare la conduzione di un programma quando lei è diventata Presidente del Consiglio. Perché in quella conferenza stampa di fine estate in cui le è stata chiesta, fatta una domanda proprio su una di queste gaffe, lei lo ha difeso e giustificato fino alla fine. E poi, dopo aver fatto il peana della libertà di stampa, ha detto: però non fatemi più domande su questo, che sui giornalisti su questo non si parla più. Naturalmente però il caso è personale, ma è anche politico. Lo ha reso politico peraltro lei stessa in quel post, proprio quando dice: tutti quelli che sperano di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che è come la pietra, no? La goccia, la pietra resta pietra e la goccia invece è solo acqua. Ora, fuori onda sono stati trasmessi da Mediaset, che è una rete, lo sappiamo tutti, di proprietà dei figli di Berlusconi. E ieri a Montecitorio già in tanti si chiedevano: ma Forza Italia c'entra qualcosa, sapeva qualcosa? Da quello che si sa, no, Forza Italia non c'entra, addirittura i vertici di Mediaset. È stata una scelta di Striscia la Notizia. Oggi Antonio Ricci ha detto: un giorno saprà che capirà che le ho fatto un favore. Comunque sia, oggi si è autosospeso per una settimana d'accordo con l'azienda e poi si vedrà. Ma la settimana era cominciata già con qualche difficoltà, con qualche dispiacere per Giorgia Meloni, perché lunedì è arrivato il risultato definitivo delle elezioni polacche e i suoi alleati del PiS sono arrivati sì primi, ma non hanno i numeri per governare. Quindi probabilmente si insedierà un governo di una coalizione europeista e lei perderà un alleato importantissimo in Europa. Due giorni dopo, un altro suo amico, l'ungherese Orban, si fa fotografare in un summit mentre stringe sorridente la mano a Vladimir Putin, rompendo per la prima volta dallo scoppio della guerra, dall'aggressione russa all'Ucraina, il fronte dell'Europa nei confronti della Russia e provocando un certo allarme anche a Bruxelles. E poi c'è stata la manovra, è stata licenziata lunedì in Consiglio dei Ministri, lei la definisce seria e responsabile, però ha un piccolo vulnus che la Giorgia Meloni di opposizione avrebbe definito gravissimo, avrebbe strepitato, perché è stato chiesto esplicitamente a tutti i parlamentari di maggioranza di non presentare emendamenti. La manovra non si tocca più, l'ha scritta il governo e se la devono far andar bene. Detto tutto questo, l'ha detto Diego prima, insomma, sappiamo che le difficoltà vere, i drammi veri vengono da altrove, la guerra fra Hamas e Israele, i morti, gli sbocchi che non sappiamo dove andranno. Quindi ne parleremo adesso con Francesca Mannocchi, ci racconterà lei i veri drammi di questa settimana. Tutto il resto, per dirla con la Meloni, possiamo dire che tutto il resto è acqua o poco di più.